di Piemonte. Gli alunni e i docenti delle classi quarta e quinta del plesso di Salina presentano la nostra città. Piemonte è immerso nella natura e da lontano si vedono tanti colori dovuti alle case, molte di antica costruzione, e alla lussureggiante vegetazione arborea, composta soprattutto da castagneti, olivi, alberi da frutta, noci, nocciole e fichi. Lo sguardo si perde tra i tanti campi coltivati e giardini. Qui si risente del benefico influsso del vicino mare del Golfo di Napoli e dei venti caldi provenienti dal sud. L'inverno è freddo e abbastanza piovoso, l'estate molto calda e secca. Le precipitazioni sono concentrate in autunno e in inverno. C'è molto verde e sulle montagne ci sono molti animali, tra cui i cinghiali. Qui si trovano anche resti storici medievali, come il castello di Pino e l'antico convento di Belvedere, e addirittura rovine risalenti all'epoca romana. Piccolo paese di collina, Piemonte ha una superficie di 12,47 km quadrati e in una popolazione di circa 6.000 abitanti. In una posizione incantevole, a 500 metri sul livello del mare, è posto alle spalle del Monte Belvedere e ai piedi del Faito. Gli fanno corona a settentrione la Piano Agro Sarnese, il Vesuvio e il Golfo di Napoli. Di economia prevalentemente agricola, è circondato da verteggianti monti e ridente colline ricche di vigneti. La vicinanza al mare e alla montagna, a centri turistici di fama internazionale come Pompei o l'importante stazione termale di Castellammare di Stabia, ha favorito il suo inserimento nel circuito turistico, che si va sempre più sviluppando sul territorio. Famosi sono i suoi alberghi e ristoranti. La posizione può ben dirsi panoramica, in quanto a nord, verso il mare, possiamo ammirare tutta la città di Napoli, il golfo con le isole di Ischia e Capri, Castellammare di Stabia e il mitico Vesuvio. Attualmente nel programma di valorizzazione della località non manca il potenziamento delle infrastrutture turistiche, che contribuiscono anche allo sviluppo economico e sociale della zona. Di Piemonte bisogna ricordare che ai tempi degli antichi romani veniva indicato con semplici perifrasi come locus qui apud montes dicitur, ovvero luogo situato ai piedi della montagna. La progressiva evoluzione della lingua latina parlata indicava la località con le parole apud montes, poi diventato Piemontum e successivamente Piemonte, finché dopo il secolo XVI si è giunti all'attuale nome di Piemonte, che quindi significa i piedi del monte. Intorno al secolo XIII sorse il Casale di Franche, le cui terre furono il dominio regio e dette terre franche, non perché vi si fermarono i franchi di Provenza nel 1270 circa, ma perché vennero esentati dalle imposte per speciale favore del re Carlo I di Anjou. Per la frazione Tralia più difficile appare una spiegazione sull'origine del nome. La più verosimile è quella che fa derivare il nome da interlitora o intralitora, intendendo il significato del plurale di litus, come sponda, riva di lago, di fiume e di torrente. A convalidare questa spiegazione c'è la constatazione che effettivamente la frazione di Tralia è compresa tra le sponde di due torrenti che esternamente la delimitano. Da interlitora si è avuta intralitora e successivamente Tralira e quindi Tralia. Come ogni paese, piccolo o grande, anche Piemonte ha le sue tradizioni, i suoi usi e costumi. Forse la più antica è quella della tammurriata, inventive cantate a tempo di tammurra, veri canti popolari che ormai appartengono alle memorie dei più anziani, oppure vengono recuperate da poche persone che intendono valorizzarli. A Natale poi è bellissimo poter visitare e partecipare al presepe vivente che si fa nella frazione del Di Franche. È tradizione festeggiare, in occasione della sua ricorrenza, San Michele Arcangelo, che è il santo patrono di Piemonte.
In questa festa, che dura quattro giorni, si fa manifestazioni popolari a cui partecipano tutti i cittadini. Le origini di Piemonte si perdono nella notte dei tempi. Nel 940 su Monte Pino fu costruito un castello che dominava tutta la vallata ed aveva una funzione strategica e militare. Il castello all'inizio del secolo XI subì l'assedio dei Longobardi, i quali volevano raggiungere Amalfi. Nel periodo in cui Piemonte fece parte della Repubblica Amalfitana, godette di numerosi vantaggi, soprattutto di tipo fiscale e di tipo militare. Intorno al 1230, in località Belvedere, fu costruito un castello che dopo il secolo XIV fu adibito al convento dei padri agostiniani. Il nostro paese è dotato di copiose sorgenti di acqua purissima e di pozzi antichi d'acqua, tant'è vero che i suoi abitanti hanno l'usanza di dissetarsi presso queste copiose sorgenti, che donano limpidissime acque. Anche noi abbiamo voluto verificare di persona ciò e per questo ci siamo recati nei pressi di una di queste sorgenti. Che bell'acqua limpida, fresca e dissetante! Passeggiando abbiamo fatto un pieno di aria pura e limpida, come l'acqua che abbiamo visto. Ma un po' più a valle ci attendeva una mala sorpresa. Il torrente che nasceva da quella sorgente era sporco, pieno di rifiuti, trattato come una discarica a cielo aperto. Cartoni, calcinacci, plastica, tubi, cassette, bottiglie, vecchi pneumatici. Le immagini si commentavano da sole. Tornati a scuola, ci siamo interrogati sul nostro futuro. Ci aspettiamo un paese più felice di come adesso, perché sentiamo dire che molta gente di Piemonte è infelice. Noi comunque pensiamo di essere molto fortunati, perché Piemonte è poco caotico e conserva ancora selve e boschi incontaminati. Il nostro desiderio è che le conservi sempre così, perché forse tra qualche anno al loro posto ci potrebbero essere case, fabbriche, industrie o discariche. Insomma, nessuno si preoccupa di noi bambini. Sì, è vero, qui vicino alla nostra scuola stanno costruendo una struttura polivalente che servirà anche per farci divertire. E noi speriamo che quest'opera sia completata al più presto con l'aiuto di tutti. Ma fin quando le persone useranno i torrenti come socchio della spazzatura? Noi vogliamo che la gente diventi